Sicuramente io non sono un maestro, non sono un esperto di comunicazione, non sono una persona laureata in comunicazione, non ho nessun talento particolare nel campo della comunicazione, però quello che proverò a fare oggi è, diciamo, mostrarvi delle cose che sono successe, delle cose che abbiamo fatto e quindi qual era l'intenzione che c'era dietro e quali sono gli effetti che hanno sortito queste cose. Io sono qui oggi a parlare a nome del gruppo, a parlare a nome del mio collettivo politico, se vogliamo, in un certo senso, collettivo artistico e politico. Quello che penso io e quello che invece è frutto di un'elaborazione collettiva, quello che è frutto di un lavoro di anni nel confronto con artisti, militanti, persone che lavorano con noi, diciamo, il confine fra queste due cose tenderà a essere molto fumoso. Quindi diciamo che io vi do la linea di lettura che segue. Se dico qualcosa che vi sembra coerente, interessante, che può dare degli spunti, bene, quello è frutto del pensiero collettivo. Se dico qualcosa che magari vi sembra un po' una stronzata, quello è farina del mio sacco. Così mi tolgo subito, anzi mi prendo subito tutte le responsabilità del caso. Direi che le tappe fondamentali per capire tutto il discorso che adesso io mi accingo a fare e per capire anche un po' lo spirito del progetto sono poche, in realtà, perché noi siamo un collettivo musicale, in sostanza, che nasce nel secondo semestre del 2020, l'anno del Covid, no? In quel periodo iniziamo a uscire con i primi pezzi. Nel novembre del 2021, come si addice a un collettivo musicale, facciamo uscire il nostro primo album, che si chiama Nuove BR, Nuove Brigate Rosse, così come diciamo, la nostra canzone più famosa prima dell'uscita dell'effettivo album. Metto da parte la modestia dicendo che l'album, nel momento in cui esce, raccoglie sicuramente più del successo che noi avevamo sperato. Noi ovviamente, quando abbiamo iniziato il progetto, non pensavamo minimamente che saremmo mai arrivati a fare dei concerti, e invece nel 2022, cioè l'anno subito successivo all'uscita del nostro album, iniziamo un piccolo tour, facciamo Milano, Bergamo, anche qualche data al sud, date in città di provincia, date in città grandi, e poi c'è lo Spartiacque. Lo Spartiacque è il concerto, il famoso, l'arcinoto concerto del 1° maggio a Reggio Emilia. Reggio Emilia, per chi non lo sapesse, è una città che è legata in un certo modo alla storia della nascita delle Brigate Rosse. L'album si chiama Nuove Brigate Rosse, sottolineo questa cosa che magari è sfuggita un primo acchito. Ebbene, succede che dopo il nostro concerto, una testata giornalistica online, il cui nome, se non sbaglio, è Primato Nazionale, comunque una cosa, forse era Reggio Identitaria la primissima che ci ha ripreso, denunciano questo concerto come uno scandalo, come un insulto alle famiglie delle vittime, come un insulto al pubblico pudore. Perché abbiamo passato il segno, perché sono, diciamo, cantiamo cose che non si possono cantare, perché facciamo cose che non si possono fare, perché facciamo nomi che non possono essere fatti. Inizia la valanga. E ovviamente questa era una cosa che noi avevamo in una certa misura previsto, ma anche qui le dimensioni della cosa sfuggono all'umana comprensione, quasi, nel senso che per circa 2 settimane siamo costantemente sui telegiornali nazionali. Sui telegiornali nazionali escono un sacco di articoli, vengono contattati dai giornalisti ex membri delle Brigate Rosse, a cui viene chiesto cosa pensano della nostra musica, vanno in televisione i parenti delle vittime, giornalisti liberali che si sbracciano a dire: oh mio Dio, come abbiamo potuto, come Italia Democratica, lasciare liberi, a piede libero, questi rapper che riprendono i temi degli anni di piombo. E a ruota, e sottolineo a ruota, dello scandalo mediatico, iniziano a muoversi 4-5 procure di tutta Italia.
quella di Reggio, naturalmente, ma anche quella di Pescara, quella di Torino, quelle delle città dove noi come singoli membri abbiamo la nostra residenza, e iniziano a raccogliere informazioni su di noi. Fin qui, tutto normale. Finisco un attimo questa parentesi perché poi probabilmente molte cose che non sembrano chiare le riuscirò a spiegarle nel mentre le racconto. Ovviamente noi apprendiamo tutto questo dai giornali, sia chiaro. Questa è la domanda, Sì, sì, mi sì, sì. faccio sapere Dai giornali. Dai giornali perché, come immagino, come credo sia conoscenza comune, nel momento in cui c'è uno scandalo mediatico, la polizia, in generale, diciamo la polizia, ha tutto l'interesse a far sapere all'opinione pubblica che qualcosa si sta muovendo. E quindi noi apprendiamo che siamo indagati. Siamo ufficialmente indagati, siamo, diciamo, diciamo che c'è un nostro fascicolo sul banco di almeno 5 procure in Italia. E tutto questo già ci sembra abbastanza assurdo. Siamo a maggio, inizio di maggio. Vengono indagate anche delle persone che hanno collaborato a organizzare dei nostri concerti. E questa personalmente fu la cosa che era per me più fastidiosa, più dolorosa, cioè che persone che magari non c'entravano niente direttamente con noi, ma che magari erano il presidente del Circolo Arci dove avevamo suonato, vengono indagati insieme a noi. Poi la cosa, sia mediaticamente, sia a livello, diciamo, di impatto concreto e immediato, inizia a sgonfiarsi. Forse le procure di tutta Italia hanno archiviato le loro indagini. E invece no, perché a novembre succede che noi tutti quattro componenti del gruppo, che saluto tra l'altro, che non so com'è, che sono Papa Dimitri, che è quella persona che si occupa di farci, diciamo, che l'unico musicista del gruppo, Young Stalin, Astore ed io, veniamo svegliati dai carabinieri. Dai carabinieri, dai RIS di Parma, dalla Digos, che ci entrano in casa per una perquisizione domiciliare. Questo punto è molto interessante. Adesso scusatemi perché io spesso mi accorgo che do molto per scontato magari alcuni passaggi del procedimento penale. La perquisizione domiciliare è un atto tramite cui un PM predispone la raccolta di prove, o meglio, la raccolta di possibili prove per dimostrare un reato. Questo vuol dire che quando la polizia ci entra in casa, loro in mano hanno un mandato. Hanno un mandato su cui c'è scritto per quali reati siamo indagati, e nello specifico, poi l'accusa che si trova sul mandato generalmente è provvisoria, però è rimasta la stessa per noi ed è molto chiara. Noi siamo accusati di istigazione a delinquere e apologia di reato con l'aggravante del terrorismo. Pena massima 8 anni e 4 mesi di carcere. Vi lascio un attimo pensare a questa cifra, ok? E qui ne approfitto anche per chiarire una cosa che spesso è stata mistificata, soprattutto dai giornali, guarda caso, o meglio da certi giornalisti, sarebbe meglio dire, perché magari qualcuno avrebbe da dire: avete fatto un album che si chiama Nove Brigate Rosse, a Reggio siamo saliti con la bandiera delle Brigate Rosse sul palco, insieme a molte altre, tra l'altro. Però uno potrebbe dire: se sali su un palco ed esalti le Brigate Rosse, te la sei cercata. È colpa tua. Magari posso anche condividere, mi può anche piacere la musica, però, nel senso, quando la legge interviene, c'è poco da fare. Però così la storia non sarebbe abbastanza divertente, perché i reati di cui siamo accusati, che sono appunto istigazione e apologia, che poi sono lo stesso reato, tra l'altro, vabbè, tirate a indovinare da quale codice provengono questi reati di opinione. Così vi lascio, pensateci voi intanto mentre parlo, sono sicuro che non farete fatica a immaginarlo. Non si configurano nel momento in cui io dico viva le Brigate Rosse, o nel momento in cui, non lo so, magari io salgo su, dico qualcosa che può essere interpretato come un giudizio positivo su un atto criminale. Questo non è il reato di cui veniamo accusati, perché non esiste un reato del genere, per fortuna. E è scritto anche nelle carte delle nostre indagini, che noi adesso abbiamo visto. Quello
che potenzialmente costituisce reato è il fatto che noi possiamo direttamente causare nei nostri ascoltatori il compimento di reati di matrice terroristica. In altre parole, quello che costituisce un pericolo è che qualcuno possa rifondare le Brigate Rosse o qualcosa di simile in seguito ad essere venuto a un nostro concerto, aver sentito la nostra canzone. Fa ridere ma anche riflettere, perché tutte le carte di indagine sono volte esattamente a dimostrare questo, che noi stiamo potenzialmente facendo ricreare spontaneamente un fenomeno terroristico di estrema sinistra. Lo so che è ridicolo, ma questo è quello che c'è scritto sulle carte. Poi non voglio neanche troppo dilungarmi sull'aspetto giuridico perché è l'unica cosa di cui solitamente ci chiedono, però vabbè, poi si potrebbe anche discutere che se magari uno ascolta una canzone e fonda un gruppo terroristico, forse la causa non è esattamente la canzone. Però invece questo è esattamente quello che la procura che ha centralizzato l'indagine, che sarebbe la procura di Torino, arcinota per altri motivi, sempre di repressione, diciamo, occasioni simili alle nostre. Ecco, la procura di Torino dice c'è il concreto pericolo, e anche qui il giuridichese è una lingua che a volte può sembrare astrusa, ma è una lingua molto precisa, perché quando si dice istigazione, che è un reato relativamente lieve, ma con l'aggravante del terrorismo, vuol dire che noi non istighiamo a reati normali, noi non causiamo reati normali, noi causiamo reati di terrorismo, rapimenti, bombe, rapine scenografiche, cioè cose che possono mettere in difficoltà la stabilità dello Stato. Noi, un gruppo musicale. Vabbè, sull'aspetto giuridico credo, vabbè, smetto di parlarne, che spero che sia, diciamo, chiaro a tutti qual è lo stato delle cose, no? Che c'è diciamo, una chiara volontà di repressione in queste parole. Io mi rifiuto di credere che un PM possa veramente credere che se io, Jimmy Pentotal, faccio una canzone dove nomino un Areno 4, qualcuno nel pubblico, appena tornato a casa, inizia a costruire bombe da mettere in Parlamento. Io dubito veramente che questa cosa sia credibile. Però la cosa interessante, visto che appunto, tornando a noi, in teoria io sarei qua per parlare di comunicazione, no? La cosa interessante è che comunque le perquisizioni sono state fatte. Siamo stati indagati, nessuno di noi ha precedenti per reati di terrorismo. E anche se ce li avessimo avuti, magari non avremmo fatto un gruppo trap dove parliamo delle Brigate Rosse. Nessuno di noi aveva armi in casa. Nessuno di noi aveva dei legami con delle reti clandestine. Quindi la cosa secondo me interessante è che comunque posso togliere questo. Molto meglio. La cosa interessante è che la procura di Torino, in maniera goffa, in maniera ridicola, sinceramente, e in maniera forse anche inconscia, sta riconoscendo un pericolo concreto a partire da un fatto che è puramente comunicativo. Perché è puramente comunicativo? A noi non viene contestato nient'altro che non siano le cose che diciamo, le canzoni che facciamo e i concerti che facciamo in giro per l'Italia. Cioè, la Procura di Torino riconosce una potenza alla parola detta e alla parola cantata che è immensa. E questo secondo me è molto interessante. È molto interessante anche perché dimostra che la comunicazione non è assolutamente una cosa astratta, non è una cosa immateriale. Si potrebbe dire che l'accusa della Procura di Torino è campata in aria. Ma sarebbe un errore secondo me, secondo noi. L'accusa della Procura di Torino è basata su dei fatti semplicemente comunicativi, su delle parole dette.
La comunicazione è una cosa che ha un effetto concreto sul reale, per dirla, diciamo, in maniera un po' colta. Le cause e le conseguenze della comunicazione sono concrete, sono reali, sono cose con cui ci si scontra nella vita di tutti i giorni. Questo sicuramente è la prima cosa, secondo me, da capire per leggere chiaramente quello che è la nostra vicenda. Poi, certo, di comunicazione ce ne sono diversi tipi. Nello specifico, noi ne adottiamo due tipi. Uno, il principale, ovviamente, quello per cui, cioè, il motivo principale per cui siamo conosciuti, la comunicazione artistica. E poi c'è la comunicazione, diciamo, mediatica, per capirci. La comunicazione, per esempio, la comunicazione che sto facendo io adesso con voi. Io non sto cantando una canzone, non sto leggendo una poesia, vi sto comunicando delle cose molto chiare, parlando in italiano, una lingua che tutti voi comprendete, eccetera. Per esempio, appunto, la comunicazione mediatica è quella dei comunicati che noi scriviamo per aggiornare sulla nostra situazione giuridica, è quella magari di quando facciamo delle interviste, quella è la comunicazione mediatica. Poi, ovviamente, c'è la comunicazione artistica, che è quella da cui vorrei partire. E non è facile, e non è facile parlare di comunicazione artistica, perché contate che, appunto, io dico queste cose e non ho una vera cognizione di causa, ok? Io provo a dare degli spunti sperando che magari, perché noi facciamo la trap, però comunque per, diciamo, per far partorire al cadavere di mondo dove stiamo vivendo un mondo nuovo serve anche qualcos'altro, serve anche qualcuno che faccia qualcos'altro. Mettermi a parlare di comunicazione artistica per me è difficile. È difficile perché è una cosa, secondo me, fondamentalmente incomprensibile. Perché quando si parla di comunicazione artistica, io, chiunque, può dire delle cose e ottenere un effetto in chi lo ascolta che è completamente imprevisto, che va completamente oltre le parole che dice. È una questione di forma, se vogliamo, no? È una cosa che veramente, secondo me, è un mistero, perché io non credo che nessun artista riuscirebbe neanche a spiegare di preciso com'è che succede questa cosa. E non è un discorso astratto, vi assicuro che non è un discorso astratto, perché se poniamo che io mi metto qui adesso, dimenticatevi di chi sono, pensate che non abbia un passamontagna che vi fa sembrare un idiota in faccia, e vi racconto che 2 settimane fa mi sono perso in un bosco. È una comunicazione normale, ma se io vi dico che nel mezzo di cammini di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, voglio dire una cosa completamente diversa. E a voi arriva una cosa completamente diversa. Perché? Non ne ho la minima idea. Non so come si faccia, succede. E badate bene, se vale anche per il contemporaneo, non è che, vabbè, adesso Dante come esempio, forse lascia un po' il tempo che trova, ma se io vi dico che vengo da un quartiere multietnico dove ci sono grossi problemi di criminalità, magari vi scrivo un saggio, vi scrivo un articolo di giornale dove vi dico che vengo da un quartiere multietnico dove ci sono problemi di criminalità e che non si fa una vita bella nel mio quartiere. Non si fa una vita bella, non c'è un bel rapporto con la polizia perché sono di un quartiere che è una periferia abbandonata in una metropoli qualsiasi. Io vi posso dire questa cosa. E ha un certo effetto, ma se io per esempio dico che conosco dei bravi ragazzi nei brutti quartieri che fumano e parlano lingue diverse, però non ci parlano i carabinieri, fanno le cose che è meglio non dire, fanno le cose che è meglio non fare, i bravi ragazzi nei brutti quartieri, questa cosa già solo per il fatto di essere in rima, essere e basta comunque se ve lo state chiedendo, questa cosa solo per il fatto di essere in rima, per il fatto che magari ha una base musicale, guadagna tutto un altro significato, cioè ha una potenza incontrollabile sotto certi punti di vista, come si è visto anche nel nostro caso, secondo me. Però, nonostante sia un mistero, nonostante sia un enigma, questo non vuol dire che non si può partire da un'idea, non si può partire da una cosa che si vuole dire. Nel nostro caso, l'idea è molto semplice, anzi, quasi banale oserei dire. Non so quanti di voi hanno familiarità con il genere che è il pop del nostro tempo, sotto
tutti i punti di vista, che sarebbe la trap. Diciamo che è il genere che è un po' il figlioccio del rap e che è molto interessante non solo dal punto di vista musicale, perché un genere musicale naturalmente ha degli aspetti musicali, la cassa in un certo modo, un certo tipo di accordi, un certo tipo di suoni, ma in un genere c'è anche quella che a noi piace chiamare una narrativa, ok? Questo c'è in quasi tutti i generi che hanno del parlato sicuramente. Cos'è la narrativa? La narrativa è delle cose che vengono dette abbastanza spesso, dei temi che ritornano, dei valori che vengono esaltati o deprecati e una serie di personaggi di riferimento che vengono considerati come, diciamo, incarnazioni della narrativa di un genere. La narrativa del genere trap com'è? Lo sapete tutti anche perché ovviamente anche i giornalisti TG nazionali spesso si scagliano contro questa trap che devia i giovani, perché nella trap la narrativa dominante è quella del vita disagiata, e anche qui vita disagiata, che qua torniamo al fatto che la comunicazione è una cosa concreta, vita disagiata perché quasi tutti i trapper vengono da situazioni sociali disagiate, proprio come noi, come tutti, come moltissimi di noi, anche in questa stanza sono sicuro. Quindi vita disagiata, l'uscita da questa vita disagiata col successo individuale, che si declina in un particolare specchio che definiremo gangsta mafioso. And young brothers kill me because we love Italian culture, man. Like the rappers and shit, they always name themselves after old school mobsters and shit. Quindi poi la droga, le troie, queste stupide donne che mi ostacolano, l'odio per la polizia, sono tutte cose con cui chiunque abbia mai sentito un pezzo rap è molto familiare. E noi ascoltiamo tutti i trap, noi tutti componenti del gruppo. Abbiamo sempre ascoltato il rap, ascoltiamo la trap. Però non vi nascondo che dà un po' fastidio comunque magari ascoltarsi una bella canzone che però ti porta come esempio, come proprio, non so, il padrino. Oppure come, non lo so, appunto una canzone che ti piace molto ma che ti dice che il modo per salvarti è scappare dal tuo quartiere, farti i soldi e lasciarti tutti gli altri indietro, perché se gli altri non ce l'hanno fatta è colpa loro che sono rimasti nel quartiere. Tu che hai fatto successo con la trap ti puoi godere la tua ricchezza, gli altri no, ed è così che va e basta, non si può cambiare nulla in questo mondo. Ecco, la nostra mossa è stata molto semplice: ribaltare questa narrativa. Cioè, sì, situazione disagiata, sì, sentimento di disperazione dato dalla distopia che tutti viviamo, però la nostra narrativa, i nostri valori, i nostri modelli di riferimento, noi li cambiamo tutti, li cambiamo completamente di segno. Cioè, sì, odiamo la polizia, ovviamente, sì, vogliamo cambiare la situazione, ma ci buttiamo dentro le Brigate Rosse, Mario Moretti, Kim Jong-un, Che Guevara, Maracagol, Stalin, ovviamente, Mao Zedong. Insomma, prendiamo tutti i modelli di riferimento e li ribaltiamo con una chiara matrice politica. Chiara matrice politica. Rendere chiari i riferimenti all'estrema sinistra, rendere chiaro che a noi non frega un cazzo di essere ricchi, se poi le persone simili a noi fanno una vita di merda. Noi abbiamo reso molto chiaro che se il modello per un trapper medio magari è il gangster o il mafioso, perché comunque essendo in Italia i termini del discorso sono quelli, che fa i soldi muovendo chili di cocaina, e noi allora al posto suo ci mettiamo Mario Moretti. È un gangster, è oggettivamente un gangster. E quindi credo che la cosa che ha funzionato, e lo dico soprattutto perché vedo le persone ai nostri concerti, cioè questa cosa è una roba che va oltre quella che era la nostra intenzione, è una cosa che ha trovato un riscontro incredibile, nel senso che la cosa che ha funzionato è che una persona che sente una rabbia di questo tipo,
Quindi una rabbia politica, una rabbia sistemica, se vogliamo, una rabbia che non è misogina. La capisce, cioè quando la cantiamo la sente, la capisce e la rende sua. E badate bene, questa cosa vale anche, non dico soprattutto, ma anche per persone che non sono politicizzate, ok? Ci sono un sacco di persone che ci ascoltano che capiscono che la nostra, appunto, è una rabbia che ha dei colpevoli ben precisi e ha le sue radici nel mondo di merda in cui viviamo, che però non ti dice salvati da solo, diventa ricco, picchia la tua ragazza e pippa cocaina, ma dice risolviamo questo problema in maniera sistemica. E quindi le Brigate Rosse, Stalin, quindi comunque delle figure che hanno un agire politico. Poi ci tengo a sottolineare che il nostro non è assolutamente un giudizio, cioè un'operazione che parte da un giudizio morale, chiariamoci. Non è che noi abbiamo ascoltato Sfera e Basta e abbiamo detto però questa cosa che parla delle droghe non va bene, noi facciamo una roba pulita. Assolutamente no, è una questione operativa però. È una questione che noi abbiamo deciso di, comunicare senza mezzi termini. In un mondo senza mezzi termini, diciamocelo, noi abbiamo deciso di comunicare senza mezzi termini in un mondo senza mezzi termini. E questo le persone l'hanno recepito. E questo, secondo me, può assumere un certo valore anche e soprattutto in un momento storico in cui, soprattutto, diciamo, per chi sta dal nostro lato della barricata, forse un po' troppo spesso c'è quel meccanismo, anche magari inconscio, a dire però forse le mie idee sono così minoritarie che dovrei annacquarle, che dovrei edulcorarle. Questa cosa ne siamo, cioè, anche a me capita a tutti, sono sicuro, di dire però magari se voglio farmi capire devo un po' modificare quello che sto dicendo, perché magari la persona che ho davanti non ci arriva. Ecco, noi abbiamo sfanculato questa opzione. Noi abbiamo detto noi siamo estremi, siamo diretti, chi ci vuole capire bene. Ci ha capito un sacco di gente che non ci aspettavamo minimamente che potesse stare dalla nostra parte. Quindi questo è per quanto riguarda la comunicazione artistica. Questo è tutto quello che io riesco a dirvi sulla nostra comunicazione artistica. Poi qua adesso vado a stringere perché mi piacerebbe magari sapere se ci sono domande, se possiamo anche iniziare un po' un dibattito. E l'altro lato della medaglia è la comunicazione mediatica, che diventa tanto più cruciale nel momento in cui sì, siamo un gruppo musicale, comunicazione artistica, ma siamo anche un gruppo che ha un processo dove rischia 8 anni e 4 mesi su scala nazionale, e quindi ci deve essere anche la componente mediatica. E questo vale, spero che sia ovvio dirlo, per qualunque organismo politico che voglia esistere nel mondo contemporaneo. Cioè la comunicazione mediatica è essenziale, è cruciale. Da quel punto di vista, diciamo che la cosa di cui abbiamo sempre fatto tesoro, secondo me, è stato di essere consapevoli dei nostri limiti e di renderli delle potenzialità. Nel senso che adesso, poi scendendo nello specifico, parliamo del mondo degli artisti, delle case discografiche. Noi non abbiamo una casa discografica, noi non abbiamo un team di comunicazione, noi non abbiamo persone che pagano per metterci nelle playlist di Spotify, non abbiamo tutto questo. Però magari abbiamo dell'altro. Abbiamo, per esempio, la nostra vicenda giuridica. Abbiamo dei temi che portiamo che sono grossi, che non si possono eludere. Ecco, noi abbiamo giocato su quelli e siamo sempre stati ricompensati. Questo sempre nell'ottica in cui il massimo imperativo nella comunicazione, e questo lo è dai tempi, credo, di, non so, Cicerone, il massimo imperativo è la chiarezza e la trasparenza, perché noi come prima cosa siamo perfettamente consapevoli che siamo in una situazione ridicola, in una situazione distopica, e però siamo anche perfettamente fiduciosi nel fatto che le persone possano capire questa cosa. Noi siamo consapevoli
che nel momento magari mi posso sedere al tavolo con una persona che disprezza le Brigate Rosse, che non ci ascolta, che è un liberale convinto. Io sono sicuro che però nel momento in cui ci si para davanti questa situazione, nel mondo distopico dove viviamo, quindi c'è anche la questione macro, sistemica o politica, noi partiamo sempre con la certezza che sia impossibile negare quanto questa situazione sia ridicola, e al contempo magari sia impossibile negare, come un certo messaggio sia comprensibile. Come un certo messaggio sia comprensibile, un messaggio politico. E qui la comunicazione mediatica si collega ovviamente a quella artistica, perché noi siamo perfettamente consapevoli del motivo per cui veniamo perseguitati dalle procure di tutta Italia. Il problema non sono le canzoni, il problema è quello che diciamo nelle canzoni. Però c'è un sacco di gente che quando sente quello che diciamo nelle canzoni ci si rispecchia. E allora forse non siamo dei cretini, mi viene da dire. Forse, sempre per l'enigma che vi dicevo prima, non perché siamo dei geni, non perché siamo dei grandi artisti, ma forse siamo riusciti a intercettare una rabbia che è diffusa. E forse se è diffusa tanto vale la pena darle voce. Se ci sono domande, malizie, anche se c'è qualcuno che non è d'accordo per niente, io sono super. Credete o no nei simboli che usate? Siete stalinisti? Siete stalinisti? Allora volete riformare le Brigate Rosse? Ah, vi ho beccato! Intanto siamo d'accordo che l'accusa, diciamo, morale, cioè diciamo quello che ha causato scalpore, è il recupero di tutta una simbologia, un simbolismo comunista, proprio il comunismo mostruoso. No, però stavo rispondendo a lui. E questo siamo d'accordo, questa è l'accusa morale. Però con l'accusa morale, sinceramente, noi ce ne facciamo poco, perché quando noi abbiamo deciso di chiamare un album Nuove Brigate Rosse, sapevamo di andare incontro a questa cosa. Lo volevamo, era una cosa ricercata. Era il nostro modo per mandare un messaggio appunto diretto ed estremo, perché siamo di estrema sinistra. Poi io, anche qua, questo è un problema di lettura che ci ha inimicato tanto i magistrati quanto alcuni compagni. Io questa cosa la ripeto una volta a settimana, perché mi capita spessissimo di dover spiegare questa cosa, che evidentemente non siamo riusciti a rendere abbastanza chiara. La dimensione concreta, reale, storica delle Brigate Rosse, della Corea del Nord e di Stalin non ha niente a che fare con il nostro progetto. La nostra opinione singola sulle Brigate Rosse, che tra l'altro è molto diversa al nostro interno, come lo è su Stalin, come lo è sulla Corea del Nord, non è rilevante, perché giustamente, come ha rilevato il ragazzo, quello che recuperiamo è la dimensione simbolica. Per cui io adesso potrei dirti cosa ne penso di Stalin, cosa c'è di giusto, cosa c'è di sbagliato, ma questa cosa non è rilevante. Esatto, perché nelle canzoni quello che conta è la portata simbolica. Cioè noi portiamo il comunismo mostruoso, che è questo, e proprio perché, e noi lo portiamo proprio perché sappiamo che c'è qualcuno che dirà: beh, però Stalin è un po' troppo, ragazzi, beh, però le Brigate Rosse sono un po' troppo violente. È il prodotto che mancava sul mercato? No, assolutamente no, anche perché se ci fosse interessato il mercato avremmo fatto altro. Evidentemente sì, no? No, sì, allora sì, però secondo me chiamarlo mercato è un po'... No, nel senso che noi... Basta fare tre cose, gali, fare... Sì, ma allora, assolutamente, ecco, mi sento di darti assolutamente ragione se vogliamo dire noi stessi sentivamo il bisogno di ascoltarci qualcosa del genere. Cioè noi in quanto ascoltatori di trap volevamo ascoltarci qualcosa che al posto del Padrino ti portasse Stalin, che al posto di Scarface ti portasse quello. Però...
cioè mercato decisamente no, anche perché con i fenomeni storici di cui prendi parola non hai niente a che fare, allora con la dimensione concreta storico-strategica. Non si crea confusione tra comunicazione artistica e mediatica. Ovviamente partiamo da cose che pensiamo veramente, da una fede politica che è reale e concreta. Però, per esempio, per citare il sommo Young Stalin, non è che se io dico in una canzone si stava meglio prima, Stalin cocaina, sto predicando, cioè sto intenzionalmente dicendo a tutti i collettivi d'Italia, guardate che se la sinistra deve ripartire dall'URSS e l'uso di sostanze eccitanti. E anche quando ci siamo ritrovati in udienza preliminare per i nostri domiciliari, perché tra l'altro questo mi sono dimenticato di dirlo, ma la procura di Torino per noi ha richiesto i domiciliari con divieto di comunicazione per tutti e quattro, cioè una specie di 41 bis in casa, ok? E c'è stata un'udienza per questa cosa, noi siamo andati in udienza e tutto il senso del nostro intervento è stato: chiunque sia in buona fede non può non cogliere la differenza che c'è fra una canzone e fra quello che io sono senza passamontagna. Perché poi un po' di confusione in realtà ci sta anche magari se, non lo so, per esempio, se noi parliamo, tipo in questo momento io mi sto parlando col passamontagna, però questo non ha niente magari a che fare con la persona che io sono sotto il passamontagna, ed è esattamente il motivo per cui io indosso il passamontagna, e i nostri fan lo sanno, i nostri fan lo capiscono benissimo, ma anche molti giornalisti che non ci sono magari esattamente amici dicono: vabbè, ma è chiaro. Diciamo che forse il discrimine non è tanto capire dove è il confine, quello è anche soggettivo, ci può stare che uno magari ogni tanto si faccia delle domande, però è capire che c'è un confine e che è ben marcato, anche se magari non sappiamo dove, però quello non è, diciamo, non è direttamente rilevante forse. Dite di essere puniti per le vostre opinioni, ma anche la comunicazione ha conseguenze reali. Non è una contraddizione? E non siete un po' vittimisti? Io dico esattamente quello che vi ho detto prima, cioè dico da un lato le accuse sono ridicole e dico da un lato però noi facciamo una musica politica che ha un riscontro politico concreto reale. Allora, intanto io ci tengo a sottolineare che se esce del vittimismo dalle mie parole perché mi sono espresso male, perché noi veramente col vittimismo ci sciacquiamo, anche perché sapevamo fin dall'inizio che avremmo avuto delle conseguenze penali per le cose che facevamo, ma questo è diverso dal dire le accuse che ci vengono mosse hanno una base concreta, perché il reato di istigazione si configura nel momento in cui c'è la possibilità concreta che qualcuno, a seguito di aver ascoltato i nostri pezzi, compia reati di terrorismo. Questa cosa per me non è possibile, non esiste, è una stronzata. Io vado a dire viva le Brigate Rosse su un palco o metto in una canzone Stalin, questa cosa non abbia un effetto concreto politico, anche magari di appartenenza o di animare, non lo so, magari una rabbia sopita, però questo non è un reato. Cioè la cosa che secondo me giova è, in questa situazione, è mettere in ridicolo l'accusa che ci viene posta, perché è ridicola. Però, esattamente, giustamente come dicevi tu, noi ci muoviamo in questa zona grigia per cui è vero, nessuno secondo noi rifonderà le Brigate Rosse dopo aver ascoltato la nostra canzone, ma questo non vuol dire che la nostra musica sia una roba en passant, che non sia una cosa politica che ha un effetto concreto. E infatti, appunto, sempre tornando al flashback del Vietnam, c'era proprio questo commento della Digos di Milano, se non sbaglio, che su una mia intervista dove io dicevo più o meno questa cosa, loro scrivevano: qua è evidente che Jimmy Pettotal allude a un'intenzione a influenzare le menti dei più giovani per fargli compiere determinati atti. E questa è una stronzata, secondo me. Vuol dire che io non mi rivendico tutto quello che dico? Perché noi l'abbiamo fatto i comunicati, noi non ci siamo mai rimangiati nulla di quello che abbiamo detto. E diciamo cose brutte, no?
e ce le rivendichiamo tutte. E come sempre, come anche in un'altra intervista che ha fatto storia nella nostra indagine, se la passavano tutte le procure d'Italia, perché se non sbaglio Stalin diceva: noi quello che diciamo lo pensiamo veramente. Ed è vero, è vero. Questo però non è un reato, non è un reato. Sappiamo benissimo, non è che facciamo le vittime dello Stato liberale, tipo: ah, ma la libertà di espressione, io devo essere libero di cantare quello che voglio. No, noi sappiamo benissimo che il nostro è un processo politico e come tale va affrontato. Questo è, e quindi esclude tutta la questione del vittimismo, dell'autocommiserazione, eccetera eccetera. Poi invece sulla cosa che io mi autocommisero, perché a straparlo su quello ovviamente è verissimo, cioè anzi, scusatemi che sto già parlando troppo, secondo me. Quello che ho detto all'inizio, cioè che la comunicazione è una cosa concreta ed è una cosa necessaria, cioè è una cosa a cui bisogna prestare attenzione, che però è un, tu mi dirai, grazie al cazzo, cioè un consiglio molto generico, però secondo me è veramente la cosa più importante di tutte, la cosa più importante di tutti. Troppo spesso magari si fa passare in un secondo piano come si comunica una cosa rispetto a... rispetto alla sostanza della cosa, e invece io penso che negli anni anche recenti tutte le lotte che hanno saputo avere un impatto sono state anche quelle lotte che sono riuscite a comunicarsi, a rendersi comprensibili, se vogliamo, che non vuol dire edulcorarsi assolutamente, o non vuol dire, non so, mettersi a fare i reel perché fa bene all'algoritmo, se non hai una lotta che è concreta, che risponde ai bisogni concreti. Non vuol dire questo ovviamente, però questo. Il potere da comporre ai dominanti, se non è radicale, è, ma non deve neanche dire, cioè lui non dovrebbe risponderti, dire: ma tu pensi veramente questo? Altrimenti l'esito performativo non c'è più. Grazie, cioè, l'ho fatta apposta la domanda. Lo so, ma no, però no, ho capito qual è la questione. Quindi siamo su un regime, cioè è la minaccia che conta. Cioè l'equilibrio democratico non lo fa la minaccia, purtroppo è così, ma è la minaccia. Quindi dire, quando quello parla di... No, scusa. Quando quel giornalista ha detto del mostro, non è interessante, è grottesco. Grottesco cos'è? Qualcosa che è sottoterra, non è la superficie. È sotto, è l'origine. È quella roba che tu, che non è spiegabile, no? Ma quando esce, è quello che fa infiammare le folle. Quindi fa bene lui a loro a mettere insieme questi mostri, perché sono quelli che spaventano. Cioè, l'obiettivo è spaventare alla fine, no? L'obiettivo è spaventare. Ma l'obiettivo è fare roba, no, cioè fare troppo comunista, no, oggettivamente. No, che no, spaventare il potere. No, ovviamente. No, su questo mi collego subito una roba al volo, perché anche qui, perché ho paura di essere frainteso quando dico che noi non centriamo nulla, cioè il punto non è l'esperienza storico concreta o la valutazione politica oggettiva di un fenomeno. Allora, come si chiama il nostro gruppo? B38. Mi sembra che siamo, cioè che siete una tribuna abbastanza preparata. Quindi sapete che la P38 è, diciamo, simbolicamente una cosa che si collega all'autonomia, no? Buono, l'autonomia operaia. Come si chiama il nostro album? Nuove Brigate Rosse. Queste due cose sono conciliabili? No. No. Chiunque abbia un minimo di cultura politica del Novecento sa benissimo che autonomia e Brigate Rosse, ma così come Stalin e Mario Moretti, così come Kim Jong-un e Che Guevara, non hanno niente da spartire, perché appunto quello che noi prendiamo è la carica simbolica, il comunismo che spaventa, anche se giustamente, come hai detto tu, non il fenomeno concreto e la valutazione storica su esso. Qualcosa di impersonale dovrei aggiungere, che è interessante che tu hai una maschera, che è proprio impersonale come cosa. Sì, non è il primo, cioè. La parte che io ascolto il B38 e mi diverto tantissimo. Spaccano. Sono una persona di estrema sinistra, tra l'altro faccio il sindacalista, quindi esattamente soggetto al controrivoluzionario del sistema, quindi in realtà grandi contraddizioni, e mi affascinano tantissimo i personaggi come Stalin e i grandi dittatori comunisti, quanto le BR, quanto un sacco di altri personaggi, indipendentemente dal fatto che io ne riconosco gli medesimi, sono cose che mi affascinano, leggo. Mi piace anche, mi compro le matriosche con Stalin sopra, cioè sul è per farmi capire, che mi ci ritrovo veramente tanto. Quindi questa roba qua. E non mi, come?
No, scusa, facciamo delle battute brutte sul fatto che ci sono anche pieno di fasci che si prendono, che si collezionano i gusti del duce, c'è di qua e c'è di là, però è un po' la cosa del mercato che dicevamo prima, c'è un po' di identità, se tu mi dici che non è legato storicamente alla cosa, eh. Questa è solo la mia passione. Era la premessa, questa era la scusa, mia. Scusa, non ti dobbiamo interrompere. Però indipendentemente da questo. Non si vede, ma sto sorridendo moltissimo su questo. E l'altra questione è che ovviamente mi diverte tantissimo il fatto che ci sia tanta tensione qui dentro. Ma no, questa roba mi diverte da questo. Dalla gestualità, questa roba. Comunque, indipendentemente da questo, credo che parte della questione nasca sulla reazione anche dell'opinione pubblica, sul fatto che il pezzo degli anni di piombo, e già il fatto che si chiamano anni di piombo a me non piace, sia un'enorme generalizzazione, una frattura di questa società che non sia mai stata analizzata e che ancora oggi crea dei cortocircuiti nella lettura di quel mondo lì, in parte soprattutto che dopo che non se ne conoscano i meccanismi e soprattutto, come dire, è ancora qualcosa che risulta essere un tabù dentro la società. E credo che parte della risposta, della reazione, da un lato della procura, quindi di questa reazione spropositata, dall'altro il fascino che anche ha provocato verso l'altra parte dipenda parzialmente anche da questa roba. Tutto è il motivo per cui abbiamo scelto di mettere questo. Scusate, vorrei fare una considerazione di ponte tra queste posizioni, perché secondo me un fattore di cui non si è discusso è il contesto. Io credo che il successo delle P38 esplosivo è stato sicuramente dovuto anche al mondo che viviamo. Qui tutti quanti abbiamo avuto a che fare con un certo tipo di repressione, abbiamo fatto ammazzate con la controparte politica, ci siamo scontrati in diverse dinamiche. Però io credo che vada apprezzato il loro progetto, soprattutto per il contesto sociale che noi giovani e giovanissimi viviamo, che è piatto, è apolitico, non è schierato, cerca di omogenizzare tutto. Io sono molto contento e al contempo anche piuttosto triste che in ambito accademico e università noi ci impegniamo a scrivere i comunicati con i termini giusti, a comunicare con le persone nella maniera giusta, ad esprimerci in tutte le circostanze, come le precedenti conferenze anche di questa scuola. Però il loro effetto va soprattutto sottolineato nel mondo in cui viviamo. La trap non è sufficiente. Io ho visto giovanissimi dire: ragazzi, le vostre canzoni fanno estremamente ridere, sono fortissime, sono quasi come guardare un horror gore. E poi sono andato a leggermi i libri, e poi sono andato ad informarmi, e poi sono andato a capire le dovute differenze. E questo credo che è un contributo importante che non poteva che accadere in un periodo storico come questo. Quindi un certo tipo di critiche che a volte ho sentito fare anche nei loro commenti sui social di stile, lasciano il tempo che trovano, perché il tempo che viviamo secondo me è più importante. È un tempo in cui c'è bisogno di scossoni forti, loro sono un esempio, altri episodi storici che non hanno nulla a che fare con la politica ne sono anche altri esempi, e penso che questa sia un'importante considerazione di ponte, perché altrimenti sembra la necessità solamente dei ragazzi di produrre musica buona da ascoltare. Li ringraziamo anche per questo, avevano questa necessità, benissimo. Io sono molto contento di tutto ciò, ma devo anche sottolineare che nelle scuole io ho veramente sentito ragazzi dirmi in maniera diretta: con i vostri comunicati, con i vostri contenuti non ci abbiamo sbatta. È questo che ci ha incuriosito, è questo che, rompendo le righe in questa maniera, ci ha portato poi a leggere non per forza Wikipedia, ma anche informarsi in maniera strutturata. E io, questo è uno dei motivi per cui, insomma, credo che bisogna anche andare un po' più leggeri in certi casi, perché hanno contribuito a qualcosa che certi strumenti utilizzati in passato da me in primis, dalla mia realtà politica universitaria, non hanno funzionato. Va detto.
Comunque nessuna tensione, cioè voglio no, dire. No, ma ben bello. Cioè, no, ma il fatto che ci sia dibattito su questa cosa è indice secondo me del fatto che è un luogo con potenziale, anzi, cioè, figuriamoci. Cioè, siamo tutti in casa qua, ovviamente, figuriamoci. Se la domanda non è provocatoria, che parliamo? No, sì, io volevo dire che cioè, secondo me è significativo il fatto che per certe diciamo, cose che una persona militante fa e per altre no, viene poi dopo in qualche modo preso dalla Digos, insomma, ha fatto determinate cose. Cioè, ad esempio, mi porto un esempio personale. Io ho militato per un sacco di tempo con i centri sociali quando ero adolescente. Mai una volta che a me personalmente mi hanno rotto, eccetera. Là ho proprio capito che non facevo niente di concreto. Ho fatto un movimento, che è il movimento contro il Green Pass, che invece in qualche modo ha fatto qualcosa, insomma, e dava fastidio, a me, cioè, mi hanno poi dopo, cioè la Digos ha fatto determinate cose per cui, insomma, c'entravo. Quindi, insomma, cioè, vedere anche come diciamo nella contestazione c'è cioè qualcosa che non disturba per niente, anzi è funzionale, e invece qualcos'altro che invece è